Ci avete i soldi per scolare le orecchie? Cacciate 5.000 euro e vi comprate la prima edizione di D&D, la White Box. Top, io te lo wish. Se ce l'avete. Però se volete, perché vi piacciono i colori tipo i Pokémon, cioè la bianca, la blu, la rosa, 7.000 euro, ma anche di più, sì. Cioè, tutto... 2000, se siete babboni, 2.000 euro l'una, 1.500. Sì. Bentornati sul nostro canale. Oggi siamo io, Sante e il suo taccuino. Quindi sapete benissimo che andremo a parlare di... Esatto, di giochi di ruolo, di D&D. Che immagini dicevano tipo di... altre cazzate che mi vengono in mente. Devo dirmi una cosa, ma dovrei censurarla, avete capito? Appunto. No, invece D&D. No, siamo tutti a D&D. Ed è anche una puntata carina, è uno di quelli proprio a tema vecchi ricordi. Esatto. Curiosità. Sì, sì, che non ne sapevo neanche alcune. Esatto. Quindi anzi, oggi voglio, ti voglio colpire in... Vai. Così. Oh, ma davvero? Dall'intro avete capito di cosa andiamo a parlare, l'ho scoperto, vedi, lì, ta-ta. Allora, oggi c'è un motivo e ve lo dico alla fine. Parliamo di, così, a livello proprio storico, come nasce il gioco di ruolo. E come nasce, cosa esce fuori da questo gioco di ruolo. Come nasce lo so, poi mo, tutti il resto no. Allora, cioè, io ero... Parliamo proprio di storia, come sapessimo il libro di storia. Vai. Qual è secondo te? Allora, il ruolo, il giocare di ruolo in senso proprio da essere umani, da razza umana, secondo te da quando è stato messo su in piedi? Boh, secondo me da tantissimo tempo, potrebbe essere, sì. Infinite eoni cosmici, ma non lo so di preciso. Però. Sì, probabilmente dentro le caverne che noi pettoravamo, e già c'era, potrebbe essere. No, potrebbe essere. No, da quel punto no, mi immaginavo tipo Rinascimento. Sicuramente i greci. Quando inventarono il teatro e l'opera. Ah, è vero! Quella è forse la prima rappresentazione. Esatto. Però proviamo, portiamoci un po' più avanti. Esatto, andiamo avanti, immaginatevi. E inventiamoci il gioco di ruolo, quello un po' più simile a noi. Anni 70, no, ho detto cazzo. Vicino, vicino. Università americane, luogo. Anni sì, 60, 50, 70, sì, sono quelli i tempi. Però. La rappresentazione che loro davano all'inizio del gioco di ruolo era quello in cui tu impersonavi proprio... Ti vestivi? Tu ti vestivi da un personaggio storico. Ok. O nel senso, un soldato napoleonico, o un soldato medievale, eccetera, eccetera, eccetera. E facevi queste rappresentazioni storiche con un po' di magia, quindi c'era un po' di magia, ma non erano cose era alla... più malevole. Molto blanda, molto... In cui persone si scontravano, tra virgolette, ma senza battaglie come potete immaginarvi voi. Era proprio combattimenti simulati verbali. Vabbè, parliamo dentro le università americane. Cioè, i nerd americani si vestivano. E noi qua in Italia, Pugo, ce l'avevamo. Sì, ecco. Sì. Vabbè, andiamo avanti. È quello. Ah, giusto, questo io non lo sapevo. Tu vedi che dipende qualcosa. Peggio. No, come... Allora... Mentre facevano queste rappresentazioni, le regole erano un po' così inventate sul momento, che succedeva? Che spesso si litigava. Non è cambiato tanto dopo 40 anni. E allora da lì è nata una figura che non c'era prima. Il Dungeon Master! Bravo. Ah, cioè, per i litigi, pensate quando siamo pirla. David Weasley, o Wesley, non ne so sicuro, scusatemi la pronuncia. Harry Potter? Siccome è vero, però lui era Ronan. Sì, è un parere. Siccome anche lui faceva queste cose, e capitava sempre che su 10 ore che dovevano giocare, 8 ore passavano a litigare, gli venne in testa sta cosa di creare il Dungeon Masters, che era un incrocio tra qualcuno che doveva far rispettare le regole. Un arbitro. Bravo, era tipo un arbitro. Più, sì, aveva più quella vocazione lì. Oh, ok. Ed è una cosa, quando io sinceramente non ci avrei mai... Io pensavo che era nato contemporaneamente. Pure invece no. Dopodiché, in seguito, siccome all'università facevano casino, vennero creati dei luoghi proprio specifici, tipo su una collinetta, e nacquero i wargame, che si fanno tutt'oggi. Mm. E dove, ecco, spesso si rappresentavano età napoleoniche, eccetera, eccetera, eccetera. Sempre con rappresentazioni di figure, o anche si iniziava con le miniature. I primi prototipi di Risico. Bravo, bravo, bravo. O Warhammer, lo chiamava così. Esatto. Però mo, avviciniamoci al nostro vero gioco di ruolo. E... ci darò due personaggi, quiz. Un personaggio importantissimo di D&D. Attuale Vin Diesel, cioè vede Vin Diesel che gioca, è il top! Fondatore. Fondatore. Fondatore non lo so. So due. So due.
Uno è David Arneson, che però è quello un po' sfigato di due, per quelle tanghe sempre tante. Come la storia di Facebook. E l'altro è Gary Gigax. Ah, ok. Chi si ricordava il tuo nome? Certo. Ho capito, cioè lui ha detto il nome e ho la faccia, eccola. La metterò davanti. Sì. Ti viene subito in mente lui. E ci arriviamo, perché? Allora, David Arneson si era stufato di queste rappresentazioni storiche. Voleva proprio il fantasy. E quindi ci si mise e creò probabilmente una delle prime ambientazioni a tema fantasy, se escludiamo Tolkien eccetera eccetera, che era Blackmoor. Un'ambientazione che creò tutto lui, in cui si giocava, in cui la magia era essenziale, però era tutto molto, cioè non c'erano delle classi vere, delle razze vere, si interpretavano dei personaggi un po' più fittizi. Esatto. Esattamente. Dopodiché nel 1985, io la conoscevo questa serie, però non ci ho mai giocato. Lui creò Dungeon. Non so se ce l'hai presente. Ecco, così vicina, io sono dell'87, per me è vicino. Ci sei, io pensavo che era prima, qualche decennio prima. Non so, l'hai vista mai? Perché sì. Pensavo che era molto più vecchia. Cioè, siamo tipo alla sesta serie, non lo so, io perché non ho mai giocato Dungeon. Non lo so, la serie non lo so. L'ho giocata. No, l'ho giocata, l'ho vista, vero, l'ho giocata, no, ho detto ragazza, l'ho vista. Fu l'inventarlo. Però non fece successo, non fece tanto successo. C'erano, perché venivano definite che c'era poche regole e poi risultava un po' monotono perché lì facevi solo dungeon. Era l'attuale Dungeon Crawler. Sì. In versione gioco di ruolo, esatto. Sì. Nel frattempo, mentre Harrison quindi ci provava, si buttava nel mercato, ma non andava tantissimo, arrivò Gary Gygax. Allora, loro due vengono spesso definiti un po' due menti eccellenti, ma contrapposte. Perché Aronson era un po' il sognatore, quello che leggeva il fantasy, lo sapeva tutto quanto. Jerry Hicks anche lui era un nerd di quel tipo, però aveva una solida base da matematico. Era quello che portava le regole, quello che costruiva le statistiche. Cozzavano tantissimo. Sì, uno era un bel cazzone, tra virgolette, invece l'altro era bello. Uno ha creato le tabelle e uno l'ambientazione. Sì. E lui, mentre lasceva Dungeon di Arneson, lui faceva Chainmail. Allora, Chainmail era nel 1984, nel 1974. Era un manualetto con un tizio in armatura medievale. Ed era praticamente un manuale in cui due personaggi si scontravano e uno era il libro, immagino. C'era o ti scontravi contro il computer, chiamiamolo così, oppure tra due persone. Però era solo simulazione di battaglia e aveva tutte statistiche ben precise. Se tu hai la mazza quanto pesa a seconda dell'allenamento del tuo braccio, quella mazza la puoi alzare tot e infliggi danno che... Quello io sono più sognatore. Preciso tutto, proprio preciso, però insomma, boh. Allora, era un gioco medievale con molte regole, privo però di fantasy o di magia. Però, al contrario di Anderson, fu esaurito. Perché? Perché finalmente quando combattevi si capiva chi vinceva. Okay. Prima era... Essendo così concreto... Sì, capito. E quindi quello faceva tanto. Che fanno? E qui infatti l'ho messo, il matematico e il sognatore. Si incontrano. E decidono. E di creare... Quello che prende chiunque, se sta seguendo questo canale, gioca. Siete qui grazie a questi due. Sì, per farla breve, sì. Ovvero, dall'unione di queste due menti nacque D&D. Allora, loro all'inizio si ispirarono tantissimo all'immaginario tolkieniano, quindi, vabbè, insomma... Mi viene a dire che c'era solo quello, praticamente, sì. Ma forse anche, sicuramente anche qualche altro fantasy, ma però, appunto. Infatti, è il finale. E qui adesso vi faccio brevemente tutta la predisposizione di tutti i D&D che uscirono, e che noi ci siamo perduti perché eravamo non nati o troppo piccoli. Esatto, troppo piccoli. E vi dirò anche quanti soldi dovete cacciare e quelli di non diciamo. Dunque, il primo. Quella che ho detto nel libro. 46 anni fa. La White Box di D&D. 5.000 euro, è passato. Bravissimo. Questo l'abbiamo spoilerato. Bravissimo. Proprio... Tra l'altro... si trova. Se va bene, ecco. 6 mesi di lavoro. Se va bene. E se non è messa all'asta, perché spesso la gente. Il prezzo di partenza è 5.000 euro. Esatto. Quindi state attenzione perché ci sono molte opere contraffatte della White Box. Essendo... Ma tanto se vedete 200 euro è falsa. Cioè, non ce l'ho.
Quindi se la provate e se non so, non avete soldi, cioè, Riesco i soldi dalle lì. È carina comunque. Perché questa white box che aveva, uscita nel 74, aveva dati, quindi tutte tabelline, cose del genere, schede giocatore, tre volumi con al suo interno un volume sulla magia, un volume sui mostri e uno sulle ambientazioni. Quindi vedi tutti i riassunti che ho fatto di Gigax, non so se si vede, cioè hanno messo, ognuno ci ha messo un manuale. Qualcosa, cosa, esatto. È una scatola bianca, perché tutte le edizioni che parlo, di cui parleremo sono scatole colorate. Esatto, come abbiamo detto, iniziamo con i Pokémon. Dopodiché, ci portiamo un po' più avanti, 10 anni. Arriva anche in Italia. Già subito? Vabbè. Arriva, sì, sotto tramite l'editrice giochi, non so se esista più. Grazie. Nel 1985 la più famosa copertina di D&D, ovvero di la prima edizione di D&D, scatola rossa. Quando a malapena mamma e papà pensavano a fare un video, perché cioè io non ero nato. Quindi, capite, parliamo ovviamente di un bel po' di tempo fa, chiamata anche l'Advance, che conteneva dei dadi, i primi dadi, e i due manuali, il manuale DM e il manuale giocatore. Allora, perché erano divisi in colori? Perché un po' come i Pokémon, i giochi fantasy, c'erano queste scatole che andavano per livelli. Esatto. Quindi la scatola rossa ti copriva fino al terzo livello. Esatto. Poi c'era la blu. Bravo. Allora, scatola perché rossa... Perché già qui mi sono agganciato io, l'ho recuperato. Scatola rossa secondo te quanto vale? Ah, 5.000 quella... 1.000, dai, 1.000 la rossa. Un po' meno. Un po' meno? 800. 700. Un po' meno? 500? Un pochino meno? 450. Bravo. 400. Ce l'ho. Si può fare. Amo, io caccio 450 euro. Per una scatola del 1985. Per una scatola del 1985. Puoi tirargli qualcosa, prego. Cioè, stavo comprando Xbox Series X a 450 euro. Sì, si può fare. Mo, per D&D. Si può fare. Scatola blu. Expert. Fino al decimo. Te lo dico, due manuali, oltre a quelli che tu ti avevi prima, DM e giocatore, sì. E la prima avventura di D&D. Esatto. Insieme, c'era un mondo, non solo quindi un dungeon, e parliamo di Greenwalk. Ah, Greenwalk, scusa, che è prima Est. Sì, Greenwalk. Che tra l'altro forse addirittura sento che è talmente tanto voluta questa ambientazione, leggevo recentemente che vorrebbero che la rimettessero nella quinta. Sì, però sì, ora sì. Non se ne sa niente. Sì, confermo, bellissima, secondo me è bella. Sì, perché è proprio la prima su D&D almeno. Vabbè, grazie a Greenwalk abbiamo tutto il resto. Tutto il resto, Forgotten Realms è quello. È lì. Allora, tu mi hai fatto una giusta domanda. Sì. Se arriva dal livello 9, parliamo dal terzo, poi si va dal 9 al 14. Perché questa cosa qui? Perché all'inizio... era un po' diverso D&D da come lo pensiamo noi. Se tu facevi l'umano, avevi diverse classi. Esatto. E l'umano poteva arrivare fino al livello 14. Mm. Se facevi un'altra tipologia di creatura, tipo un elfo, non poteva arrivare al livello 14. Cioè avevi tipo il level cap che era più basso. Livello 10 per l'elfo, livello 8 per un halfling e livello 12 per un nano. Cioè, te li portava fino a lì. Solo l'umano avrebbe potuto proseguire e diventare sempre più forte. E tra le altre cose, giustamente, per far capire quanto era diverso, i nani, gli elfi non erano neanche considerati razze, ma classi. Cioè tu partivi con un umano, poi a un certo punto un umano faceva la classe elfo. Era diverso, completamente diverso tutt'oggi. Quindi, vabbè, uno ci sta, esatto, mando spiazzato. Era pur sempre l'inizio, quindi secondo me in corso d'opera ci hanno un po' pensato. Forse ipotizzo, non lo so, però. Ok. Però non mi hai detto. Vabbè, la blu secondo te quando può valere? Non lo so, se andiamo a scendere, però così a scendere. Vabbè, allora facciamo un 300. Sì. Esatto, dai, mo 300. E allora la blu si può bianco. Andiamo a livello di occhi umani. Esatto. Prossimo colore? Lo so. Perché io da lì in poi mi sono piaciuto verde dovrebbe essere. Ah, esatto, grande. Che io ho recuperato dalla rossa in poi, non so neanche esistenza da bianca, l'ho scoperto oggi. Neanche io, studi. Companion. Giocatore DM. Sì. Altri due manuali. E che cosa c'è qui nel... Un'altra ambientazione. Meglio? No. Perché fino a ora abbiamo parlato di ambientazioni, di un mondo, e adesso vengono introdotti gli universi. Ah, tutti i piani astrali, i piani della morte. Minchia, cioè quanti anni ci hanno messo quindi per fare tutto? Decina d'anni. Eh sì, qua 85, la verde penso sarà uscita dopo 5, 6, 7 anni. Quindi... 20 anni quasi, ragazzi, 20 anni per avere quello che abbiamo. E sì, guardate le evoluzioni di adesso, quanto corre di più. Cioè, a me io sento di correre tantissimo adesso con queste storie, con la roba, le ambientazioni, cioè wow, proprio. Qui era proprio...
da passo zero, per passo, sì, e ti venivano in mente le cose e le aggiungevi, esatto. Non era tutto e subito, esatto. venivano aggiunti gli universi, le battaglie venivano prese da Cheyman, perché adesso le battaglie iniziano ad essere belle grosse, insomma parliamo dal livello 15 al 25, quindi, da Cheyman che aveva fatto Gary Gygax, vengono prese tutte quelle statistiche lì, un po' naturalmente semplificate, sì, esatto, con l'aggiunta della magia, viene messa il preziario, che prima era una cosa che non c'era. Quindi te l'ha inventato per... lui prendi, ti dava quanto... Sì, all'inizio eri costretto, per quelle lì, loro ti ci mettono un preziario e ti dicono quanto vale una sedia, quanto vale una bacchetta, cioè vedete come le cose... Cose che io volta. Sono nato e già c'erano, cioè io sapevo che... E invece... Un pasto è da ricco è 5 monete d'argento, un pasto da babbone è una moneta di bronzo. Un'altra cosa importante, che cosa mai secondo te che manca che potrebbero aver raggiunto in corso d'opera? Ma non hai mostri? No? No? Ok. Una cosa che riguarda il personaggio? Le abilità, no? No? Tu sei... La razza me l'hai detta più o meno, l'hai messo tutto. Quando tu crei un personaggio, quali sono le cose importanti? Nome giocatore? No, le statistiche! No, ancora proprio base. L'allineamento. Bravo. L'allineamento è importante, importante. Cioè, fino a che non compravi la scatola verde, non c'era una morale, non c'era un allineamento del personaggio. Le introducono con la verde e fra l'altro, non so come le nostre, loro forse lo volevano fare in maniera più semplificata, o forse lo volevano fare in una maniera più, al contrario, più ragionata, perché loro non ti imponevano un cattivo o buono, loro semplicemente ti mettevano come morale, legale, neutrale, caotico. Perché probabilmente all'inizio loro pensavano che semplicemente tu impersonavi una persona, la persona sia buona che cattiva. Sì. Però a seconda di come è cresciuta può essere buona e cattiva, legale. Diverso. Ok, sì. Capito? Sì. Diverso. Sì. Non è male come pensiero. No, affatto. Non mi dispiace. E inoltre venivano introdotte così, le classi che si evolvono, che poi diventano verranno classi. Sì, ok. Quindi un guerriero arrivato al livello 15 poteva diventare un paladino o un vendicatore. Pensa tu che adesso è tutto wow. Sì. Cioè, wow. Un chierico poteva diventare un druido. Esatto, questo non lo sapevo. Ci può stare, prendi la natura. Sì. Esatto, ci sta. E viene introdotto lo schermo del master. Che infatti mi domandano, quindi prima... mi si metteva un... Come facevano? Prima non c'è lo schermo. Esatto. Forse il master era proprio pensato diversamente. Sì, però. Forse faceva proprio solo l'arbitro. Esatto, no. Tu vuoi fratello, tu devi fare con l'altro, tu stai... No, stai sbagliando tu. Può essere, ci sta. Invece mo doveva nascondere, perché doveva bleffare, doveva fare tante cose, quindi... Vedi com'è? Arriviamo all'ultima. Ah, c'è un'altra, non lo so, dopo la vedi io già so. Ma sai? Oh, vabbè, siamo partiti col bianco, con che possiamo venire? Nero. La nera, non la so. C'è una nera. Non l'ho mai vista. Allora, la verde quando può valere? La verde 200, la 200 sì. Sotto. Quindi la nera 100. C'è la nera. 100.500 perché buona, ha fatto due copie. C'è la nera. Io non la sapevo. L'edizione, il quarto ultimo set, l'edizione master, viene definita anche. Non l'ho mai sentita. Del DM, cioè al suo interno, DM giocatore, abbiamo mappe, che non erano mai state messe prima. C'era il mondo in generale. Lista, wow. Lista in galleria che ti proprio... sbloccava tantissime cose. Sì, perché prendere una bella lista. Le reliquie, tesori, cose del genere. Ti giuro, non sapevo niente, perché cos'è che ignora? Ma devo andare a cercare questo video. E poi introduceva gli immortali. Cioè, prima non c'erano gli dèi, ora li introduce. E non solo, tra l'altro magari non lo vedono loro. Dei semidei, se quindi introduceva questo. Lo strago un attimo. Ti introduceva la possibilità di diventare tu stesso un dio. Sì, perché non lo dava scontato? Perché passavi dal 27 arrivavi al 36, che era il campo. Esatto. A quel punto lì. Che figo, io non sapevo niente. Questo sì, questo è bellissimo quando l'ho letto. Che figata. Tra l'altro, questo set qui del Master Nero c'aveva questo manuale qui che però non arrivò mai in Italia. Cioè, al suo interno non aveva Immortal. Ok. Cioè, non aveva proprio questa sezione qui, purtroppo. Non fu mai tradotta. Il resto sì, ma non questo. E inoltre introdusse quel che a tempo veniva chiamato mistico, che era il monaco. Ok. Con tutte le skill particolari assolutamente. Io non sapevo l'esistenza di questo. Io pensavo fino a tutto sul verde. E quanto poteva valere una scatola? Ho detto 100. Che no, di più. Ah, risale tantissimo. Perché? Perché non è stata portata in Italia. O comunque è stata portata, ma non completa. Non completa. Mangio due preziari, quelli in inglese che costerà di più sì. Perché c'è l'Immortal. Sì. Non lo so, dai, sparo 500 l'Immortal, 350 quello italiano. 400. Sì, 400. 500, 400. Sì. Bravo, però puoi prendere. Ciao, paura. Potresti fare il salto in mano. Esatto. Il figlio poteva morire.
E qui, no, allora, e qui, e quindi. Perché vi abbiamo parlato di tutta sta roba? Ma che figo è sto video? Cioè io... Bella. Bello, mi faccio complimenti da solo, lo faccio a lui. Mi è piaciuto anche a me, perché non le so queste cose, bello, sincero. Bello, bello, bello. Vi raccontiamo tutto ciò perché, vabbè, a meno che non siate ricchi, scriviamo quelle persone. La Asmodee, soprattutto la Need Games, ha portato qui in Italia, tramite Kickstarter, Old School Essential. Che cos'è questa? Beh, Old School Essential, che potrebbe, si potrebbe, come si potrebbe tradurre in italiano? La vecchia scuola. Esatto, da parte nostra Old School si dice, noi siamo quelli della Old School, quelli vecchi, gli all'antico. Esatto, quello si intende. In pratica ripropone in maniera aggiornata, in maniera soprattutto accorpata, perché altrimenti avete visto quante edizioni ci sono, tutta l'edizione 1, perché senza me questa è la prima, la seconda edizione di D&D. Quindi tutti i colori riaccorpa? Sì, sì. In un bel manuale, e non solo, perché poi ci mette anche altri manualetti come ambientazioni, liste, incantesimi, eccetera, classici, eccetera. In un unico box, dalla modica cifra, perché alla fine veramente è poco, di 120 euro. Lo trovate fra l'altro nello store della Need Games. Credo che sia possibile anche già preordinarlo, o addirittura già ordinarlo. In diretta. Tu lo compri? Sì, io sì. Sì. Ah, tra l'altro, se lo comprate intero, viene 100 euro invece che 120, altrimenti se andate a comprare solo il manuale base, un pochino di più. Sì, cioè, ma sai perché? Io ho la casa, come fa? Però sai che... Io... Cioè, com'è questo? Io non ho potuto non comprarlo questo, perché è bello, poi quando lo metti lì, costina rossa, mi ricorda la rossa Advance. Tra l'altro ci abbiamo fatto un video, esatto, è stato bello. E quindi, probabilmente non ci giocheremo mai. Però io già sono quello sfogliato, perché è impossibile che potrò recuperare la white, la red, la blu. Invece dice, sono tutti accorpati. Poi fra l'altro il Kickstarter ha avuto talmente un successo che intanto in Italia ci portiamo questa cosa qui. Ma è già stato annunciato tramite un altro Kickstarter che verranno portate altre Old School Essential. Quindi non solo queste cose qui, magari altri manualetti meno conosciuti, verranno tradotti e portati. E credo che, visto che la New Games ha fatto questo, proseguirà. Ok, ti faccio una domanda perché per me è novità, vediamo se lo prendo di contropiede. Questa Old School Essential è un solo manuale che contiene tutti oppure ridividono i manualetti che tu sappia? Tutti e due, perché sia un solo manuale, sì. Cioè tutti, prima mi ascoltavate, no? Rosso DM, sì. Verde DM, sì. Qui c'è solo un DM di tutte le strade. Ah, ok, riaccorporano tutto in una sola, ok, perfetto. Però tutte le ambientazioni, tutte le... Vabbè, gli incantesimi, tutta la roba, le classi, le mappe, i mostri, le mappe oppure le avventure, sono tutte in altri volumi. Sì, 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 ok. Con la grafica degli anni 80. Che figo. Io mi sa che 100 euro li caccio. E vado a comprarla. La grafica è degli anni 80, ma è bella. E le regole non sono, per carità, cazzo, ti voglio benissimo, però non è Cheyman. Le regole sono, diciamo così, alleggerite e portate a una specie di 5.0. Che comunque. Devo averla. Cioè, è pensato, fatto bene. E io lo volevo portare a questo video per farvi capire che se potete, se soprattutto come me e lui, eravate troppo piccoli. Esatto, non eravamo nati. Per certe cose non eravamo nati, per certe eravamo troppo piccoli. Oppure siete troppo grandi e, non so, vi prendi quella botta di... Sì, che non potete spendere quei 10.000 euro a monte, vi ricomprate questo, almeno avete il ricordo di qualcosa che è stato e che nessuno di noi ci si può scordare. Che poi nulla vieta di giocarci, esatto, che è fatta la mia gruppo. Se non volete buttarvi in una 5, io la 1. Io mi sento di dire che probabilmente in futuro, visto che lui la compra sicuro, qualcosa vi portiamo, dai, la facciamo vedere. Possiamo parlarne, noi vediamo qualcosa, ci vediamo un piccolo video. Se ho qualche video, sì, sì, sicuro. Ma anche perché è bello a vedersi. Cioè, ho visto i disegni, mi ha piaciuto un botto. Bellissimo. E detto questo, penso che il video finisce qui. Abbiamo detto tutto, perché io ho detto qui no, parte bianca che abbiamo finito, però non è spoiler. E vi ricordiamo che se il video vi è piaciuto mettete un pollice in su, se avete domande che non sono venute in mente a me e volete fare a lui, scrivete nei commenti. Se il video vi è sembrato utile e volete farlo vedere a qualche amico, condividetelo. Se non siete iscritti, iscrivetevi e attivate la campanella, perché vi ricordo che il venerdì uscirà un video di Still Life o gioco di ruolo e la domenica uscirà giochi da tavolo e tutto il resto, diciamo, tutta la baronda dei roghi. Esatto, come sempre. Detto questo, un saluto e al prossimo video. Arrivederci. Ciao. What can we get if we sell a little bit higher?